Frantoi, mercatini, degustazioni, osterie, musica, teatro e laboratori didattici sono alcune delle tante attrattive che saranno presenti per la 42esima edizione di Cartoceto dopo il Festival, mostra mercato dell'olio e dell'oliva che da ben 42 anni celebra l'oro verde delle Marche. Domenica 4 e 11 novembre, infatti, la Kermesse verrà inaugurata con una serie di attività, un percorso articolato tra enogastronomia, arte, natura e grande musica. Gli appassionati di cucina e non solo potranno degustare l'olio, vini e formaggi direttamente dai produttori, tra cantine e frantoi, per poi raggiungere i 13 punti ristoro dislocati nel centro storico. Una cornice di grande spessore artistico, culturale, primi fra tutti i concerti, gli spettacoli del Trionfo, i concerti appunto di grande musica allo storico Teatro del Trionfo di Cartoceto, li citiamo tutti e due. Domenica 4 novembre si esibirà Sergio Cammariere alle ore 18.30 e invece domenica 11 novembre sarà la volta di Walter Ricci e Fabrizio Bosso. Volevamo proporre anche una grande serata di spettacolo per tutto il pubblico ed ecco che da qui nasce un po' l'idea del Gran Gala del Gusto, una serata di gusto da un lato perché la Proloco di Cartoceto ha organizzato questa serata in collaborazione con tutte le altre Proloco ricadenti all'interno dell'areale della DOP Cartoceto, oltre che in collaborazione con l'associazione Rosciano Insieme, e al tempo stesso di grande spettacolo perché anche qui è giusto fare i nomi di quelle che saranno le band e le orchestre che animeranno la serata, prima fra tutti la grande orchestra Casadei da un lato e il Diavolo d'Acqua Santa dall'altro. Nonostante l'ottima annata dello scorso anno, l'oliva mantiene anche quest'anno la sua qualità di elevata eccellenza, con una stima che si abbassa dal 50 al 40% rispetto allo scorso anno. La qualità è rimasta molto alta, l'olio prodotto fino adesso ha comunque a livello qualitativo è comunque paragonabile a quello dell'anno scorso. L'attacco della muscolaria sta diventando in questo periodo molto intenso per il caldo eccezionale che c'è per essere la fine di ottobre, quindi l'olio prodotto da qui in poi comincerà a perdere forse un po' di qualità, però c'è da considerare che chi fa la DOP Cartoceto l'ha già fatta, perché la DOP Cartoceto viene fatta all'inizio con olive molto fresche.